Carrère non crede, ma che è una riscoperta delle origini dei miti su cui ci siamo formati. Tra l'altro ricordiamo la scrittura di Carrère tradotta da Francesco Bergamasco, il suo libro precedente, un libro anche molto particolare, La settimana bianca, a proposito di solitudine. Questo era un libro del tutto profondamente diverso da Il regno, mentre l'ultimo libro firmato da Daria Galateria, quando risale? Il mio? Credo di aver, non so che non me lo ricordo, comunque credo che sia Scritti Galeotti, cioè Gli scrittori in carcere, a proposito di solitudine, perché hanno scritto i libri più belli e più divertenti, forse sono stati scritti in carcere, spesso gli scrittori finiscono in carcere, non si sa perché, forse proprio questa loro hanno bisogno di inventare il futuro, forse, o di inventare una vita diversa rispetto a quella corrente più banale, e questo li mette qualche volta in difficoltà con il potere, comunque insomma con le istituzioni, ma comunque ecco, la prigione è un tipo di solitudine, si ha tanto tempo e poco spazio, e quindi è una situazione favorevole alla scrittura. Si pensi Casanova, no? Fino a Goliarda Sapienza, insomma è una situazione che favorisce la scrittura, questo è sicuro, e quindi ho scelto forse 40 scrittori, ma sono veramente tra i più grandi della nostra civiltà. Grazie ancora, Daria Galateria, per il tempo dedicato alla nostra trasmissione Il posto delle parole, per l'abbecedario riferito al Piccolo Principe, che troviamo nell'uscita del Piccolo Principe di Antoine de Saint-Exupéry nella edizione Sellerio. Grazie ancora, Daria Galateria. Grazie a voi, buona giornata.